Ovviamente io rispetto le valutazioni che spesso discendono da storie personali, da battaglie di una vita. È del tutto evidente che c'è una parte che avrebbe preferito avere l'opting out e una parte che avrebbe preferito non avere nel testo i licenziamenti collettivi. E tuttavia c'è un momento in cui un leader o presunto tale si assume le sue responsabilità, per cui io mi assumo assieme ovviamente a Giuliano e a tutti i ministri la responsabilità di aver fatto delle scelte finali. Questo testo è un ottimo testo, siamo aperti a tutto ciò che le commissioni vorranno dirci, lo dico in modo non provocatorio, lo dico in modo sincero. Se le commissioni avranno qualcosa da suggerire di migliore rispetto a quello che abbiamo fatto noi, noi saremo pronti a rivedere le nostre considerazioni, i nostri convincimenti, ma mi pare che sia stato un fatto, un passo in avanti strepitoso e straordinario che è appena agli inizi. Quanto alle valutazioni politiche, beh, è naturale che le forze politiche cercano su questo di giocare, forze politiche, le componenti interne. Se siamo qui, noi, è perché ce l'abbiamo fatta. A quelli più, diciamo, di destra, che avrebbero voluto di più, dico, in questi anni voi dove eravate? Perché a questo livello non c'era arrivato nessuno. E a quelli di sinistra che dicono, ma dovevamo avere ancora più tutele, dico, ma scusate, l'ASPI a 24 mesi chi ve l'aveva promessa? Ma scusate, il contratto di tutele crescenti chi ve l'aveva promesso? Allora, sono tutti bravi a dire, bisognerebbe fare di più. Può darsi. Intanto noi però stiamo facendo e credo che questo sia il senso con il quale vorrei anche augurare buon Natale a tutte e a tutti e anche buon Natale a chi